No. Sì, 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 prova, prova, prova. Oh, ragazzi, buonasera a tutti, buonasera ragazzi, facciamoci un caloroso applauso qui in quel di Subbiano di Arezzo. Buonasera a tutti ragazzi, benvenuti, welcome in the party, come si suol dire, benvenuti alla serata dei single, grazie di essere qua così numerosi, purtroppo manca qualcuno, soliti, non so, come li chiamate voi? Noi li chiamiamo bidonari, voi come li chiamate? La stessa cosa, purtroppo è la piaga del secolo, prenotare poi non venire e nemmeno avvisare, comunque, speriamo. Allora, io mi presento ragazzi, sono Celestino, sono colui che ha inventato questo format che si chiama Serata dei Single in Tour, sono 14 anni circa, che vado in giro per l'Italia, Emilia Romagna prima, poi l'Italia anche già da diversi anni, e noi siamo qua per farvi conoscere nuovi posti, nuovi luoghi, siamo qua al Giardino sull'Arno, scommetto che molti di voi non conoscevano questo locale. Chi è che non conosceva questo locale? Tutti direi qua, no, l'80% non lo conosceva, vabbè, insomma. Bene, quindi questa è un'occasione anche per far conoscere nuovi posti, guarda che bello qui, tranquillo, si sente il rumore dell'Arno, della fontana, ah, forse la fontana, non l'Arno, vabbè, comunque è lì, lì giù c'è l'Arno, ho le prove, sono andato a fare le foto. Abbiamo il nostro chef, proprietario, nonché titolare di tutto quello che è illuminato dalla luce qua dentro, ecco qua Marco che sta preparando la griglia, quindi suppongo che prima o poi ci darai anche da mangiare, vero? Se la griglia brucia. Perfetto, ok. Ravana nella borsa. Riguarda invece, ragazzi, io sono qua per farvi uscire emozioni. No, è là. Perché il vero scopo e ruolo di questa sera, ragazzi, sarà quello di risvegliarvi emozioni. Precisamente risvegliarvi le farfalle nello stomaco. Avete presente quella sensazione che si sente qualche Ciao, volta Simo. Nella vita e qualche volta ce la dimentichiamo? Bene, questa sera noi siamo qua per questo. Dobbiamo andare a casa col batticuore e con la voglia di rivedere una persona che abbiamo incontrato questa sera. Allora, intanto vi dico subito, se avete l'accendino, accendete le candele perché è scientificamente provato che con le candele le farfalle arrivano prima. Perché vedo la luce, quindi insomma... Quindi qualcuno qua l'ha già fatto, ecco, vieni bravi, qui che qui è un tavolo romantico. Chi è che l'ha acceso? Tu l'hai acceso? Sì, l'ha acceso, non ci credo perché è appena arrivato. Esatto, vedi? Esatto, esatto. Lui è appena arrivato, la candela è già bassa, quindi vuol dire che è stata accesa prima. La signora è una signora romantica, evidentemente. Tu sei fortunato a essere di fronte a lei. Ricordi che dovrai pagare anche per uscire, non solo per entrare. Vabbè, giustamente, beh, ragazzi, non è che qua si può fare tutto così, eh. Allora, come faremo a risvegliare le emozioni? Noi abbiamo un metodo infallibile. Voi non dovete flirtare solamente con la persona che avete necessariamente davanti, o non avete, perché è già bidonato. Dovete guardarvi attorno. Quando vedete una persona che vi piace, uomo o donna che sia, dovete prendere carta e penna che trovate in tavola e scrivere un messaggino con quello che vi esce dal cuore. Poi scrivete, tu vedi una persona che ti piace, guardi che numero ha, scrivi, ti firmi con il tuo numero, non il numero di telefono, il tuo numero, quello che dovrai riconsegnare quando la serata è finita, quindi sei in forma completamente anonima. Chiudi il messaggio, fuori scrivi a chi lo dobbiamo portare. Noi lo recapiteremo, gli faremo fare due chiacchiere, così capiamo anche come viaggia la situazione. Ecco, e dopodiché, poi ci sarà botta risposta fra di voi, non lo so. Io sono solo un postino, non leggo la corrispondenza, ho fatto il giuramento di Ippocrate, quindi non c'è problema. Quindi, ragazzi, iniziate a scrivere, qualcuno l'ha anche già fatto. Qualcuno ha iniziato a scrivere, vediamo un pochino, vediamo un po'. Oh, devo dire, ragazzi, filmate qua, aspetta che prendo la macchina fotografica, filma! Qua si mangia subito, ragazzi, fantastico! Fantastico, wow. Ottima presentazione, come sempre, il nostro chef. Voi sapete la storia che le dimensioni dello chef rappresentano la qualità del ristorante, ragazzi, eh? Quindi, esatto, quindi questo è sempre stata storia, noi manteniamo la storia, invece... L'agilità delle cameriere anche esprimono altro. Benissimo, quindi ragazzi,
buon appetito con questi magnifici taglieroni, e non è finita, lo so, e questo è solo l'antipasto, ragazzi. Buona serata dei single. Un bel tris di bionde, qua abbiamo. Bene, bene. Wow. Bene. Il biondo vince, si va per la maggiore, va per la maggiore il biondo, c'è niente da fare. Poi, magari preferiscono le more, vanno con le more, poi alla fine sposano le more, preferiscono le bionde, ma poi sposano le more. Quanti te ne mancano? Altri due, io ne mettiamo più. No, con le bionde ci fanno altro e con le more poi se le sposano. Vorrei consegnare, ragazzi, il primo messaggio di questa sera, poi vi lascio mangiare. No. Alla numero 18, donna numero 18, ragazzi, primo messaggio di questa sera, va una donna, che donna fortunata, si dice ho fatto 13, invece stavolta ho fatto 18, poi ti lascio mangiare, ciao, come ti chiami? Simona. Simona, da dove vieni? Da Arezzo. Da Arezzo, fantastico, sei venuto in motorino quasi. No. In macchina, sì. Esatto. Ascolta Simona, tu cosa fai nella vita? Io lavoro alla Sapas. Alla? Alla Sapas con la mia collega qui accanto. Alla Sapas, cosa fa la Sapas? Siamo una ditta, un'azienda che... Buonasera Luca. Per animali, oltre che qua ad Arezzo, anche siamo in ingrosso. Ah, benissimo. Hai dei campioni in macchina? No. Nella Mirka c'ha un cagnolino che... Esatto. Con un campione campo sì, poi abbiamo la vendita anche con molti negozi in Italia. Benissimo. E niente. Quindi sei un amante... Ho un sacco di marche. Se, oh, Diva, ascolta, ma ti danno dei soldi? Ascolta, hai pubblicità, me, è vero. Lo ami il tuo lavoro. Ami anche i cani, gli animali. Sì, sì, sì. Quindi qui servirebbe un uomo, come lo vuoi l'uomo ideale? Che non mi rompa le palle. E che ami gli animali. Che ami gli animali. E poi? Aspetti. E sia anche un po' ricco magari, no? No, 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 no. Non serve perché tanto è ricca lei. Bene, perlomeno dentro. Ragazzi, veramente fantastico, ottima presentazione, numero 18, vai, serata dei single, primo messaggio consegnato. Avete visto ragazzi, è molto facile comunicare, quindi scrivete, beh, insomma, vedi, almeno se uno odia gli animali sarà che deve scrivere un altro, insomma, queste sono cose interessanti. Ragazzi, intanto buon appetito, adesso vi lascio mangiare, ciao ciao, a dopo. No. Con un antipasto così ho già cenato, cioè troppa roba. Un po' diverso. Molto. Io lo metto qua, questa è una testa. Una testa. Però sono di dimensioni diverse. Prendimi uno, faccio la metà. Uno grosso, dai, dividi a metà. Arancini siciliani, ragazzi, nel antipasto buonissimo qui al giardino sull'Arno.
veramente eccezionale. No, no, va, va. Belli piccantini, eh? L'antipasto è sempre sublime. Che antipasto, ragazzi! Vai! Siamo al giardino sull'Arno, ragazzi, vedete qui non c'è risparmio. Fantastici! Crostini! Vai, benissimo! Hola! Sì, mancava solo, mi pare, una donna e un paio di uomini. Eh beh, qualcuno che diserta c'è sempre. Signori, qua in fondo tutto a posto? Bene. Sì, signora. Sì, signora, grazie. Grazie della signora. No, oh, ancora meglio. Ti pagherò un caffè. Aspetta che riprendiamo anche i maschietti, dai. Guarda che questo tavolo qua in fondo, mi sa che c'è della bella gente qua in fondo qua, Sì, abbiamo anche dei bei signori stasera, non solo delle belle signore. Diamo a Cesare quel che è di Cesare. Va bene. Anche un caffè. Buonasera. Ma hai detto che hai la moglie a casa che non vuole, io ti ho saltato, C'è qualcuno che non vuole essere ripreso? Vabbè, ripreso. Là in fondo, Lasci una ragazza lì. Sì. Okay. Per la gioia di questi signori, guardate che belle donne stasera. Guardate qua. Opla! Sì, lo so, non stare a mettere il tovagliolo, lo so. Voi non avete problemi, giusto? Sì. Se vi riprendo? Ah, io sì, Sì, a te sì? Ostia. No, che tanto mai sposato. Guarda, te domani compro un Crati Vinci perché ti sei messo la maglia a rovescio. E quando ci si mette la maglia a rovescio, porta fortuna. Porta fortuna! Porta fortuna, domani un Crati Vinci subito. Ma nessuno mai detto. Sì, ma adesso non la devi togliere più, perché sennò ti porta fortuna. Prima me l'hai detto quando sei arrivato. No, me ne sono accorta adesso che mi sono arrivato. Anch'io. Ma non toglierla, dopo la fortuna se ne va. Ah, anche te? Salto? Ok. Basta che mi dite, ok, perfetto. A me devi pigliarmi per bene. Ah, te vuoi essere ripresa, oh, cacchio. Oh, te mi dai soddisfazione, amore. Però vogliono sapere che numero sei, perché non vale. Come fanno dopo a dire, che bella la numero 3, guardate la numero 3.
in tutto il suo splendore, ve la faccio vedere tutta, guardate che gambe. Allora ragazzi, abbiamo un messaggio per un uomo, il numero 117, ragazzi, uomo numero 117. Chi è quest'uomo fortunato, ragazzi? Eccolo qua, 117, vai, primo uomo che riceve il primo messaggio. O è molto bello o è molto ricco, cosa dite voi? Ciao, come ti chiami? Aldo. Come ti senti tu, bello o ricco? Normale, bene, bene, bene. Non ti sminuire. Ascolta, cosa fai, anche da dove vieni? Da Siena. Da Siena, fantastico. Cosa fai di bello da vita? Ho smesso di lavorare. Quindi è ricco, ok, ha smesso di lavorare. La pensione. Ok, e come vorresti lavorare gli album? Una cosa che deve assolutamente avere. Intelligente. Allora io posso dire che le donne che sono venute qua stasera sono molto intelligenti, altrimenti non sarebbero venute. Questo è un dato di fatto, poi il resto. Ok, intendo 17, ecco qua, grazie. Bene, prego, prego, benissimo. Fa piacere che le donne scrivano sui denti, perché comunque bisogna giocare con le carte. Ti hanno già fatto i complimenti, eh? Numero 18, in diretta. Ragazzi, donna. Quelli che donna guardano la diretta. Numero 18. Prego. Sempre lei, quella del cane, no, quella del cane, del cibo per animali, fantastica. Oh, ma stai andando alla grande, eh? Sarai super emozionata, immagino. Questa è la seconda boccata di autostima. Carlo, abbiamo belle donne, ma anche degli uomini stasera, hai ragione. Io spero che questo abbia un allevamento di cani, non so come dire. E ti riempie il cuore e anche il portafoglio per il fatturato che aumenta, non lo so, vabbè, insomma. Prego, prego, qua c'è la sala fumatori, vedete, abbiamo dei giovani fumatori, perfetto, bene, bene. Aspetta che li facciamo vedere, bene. Sì, falli vedere, scusa, perché è giusto, insomma, sono dei bei ragazzi, scusa. Bene, insomma, se abbiamo dei giovanotti. Sì, ecco. Sì, ma non facciamo vedere solo le signore. Allora. Dopo questa abbondante antipasto, ormai si potrebbe fare cena solo con questo, facciamo un altro messaggio, poi facciamo un'altra cosa. Ragazzi, ho un messaggio per un uomo, il numero 101. Ragazzi, uomo numero 101. Chi è il 101? Eccolo qua! Ciao! Come ti chiami? Davide. Davide, da dove vieni, Davide? Montepulciano. Da Montepulciano, perfetto. Mi dicono di 25 complimenti, gran bella donna. Un autista di Montepulciano, cosa guidi? Autista e guardia giurata. Autista e guardia giurata, hai capito? Quindi porti i valori? Anche, ok. Ascolta, tu come vorresti la donna ideale? Intanto che non rompi con lui. Questo è il tavolo degli indipendenti. Poi? È difficile, è vero. Poi. Ma io non mi accontento. Lui non sta contento. Hai ragione. Vabbè. Poi altre cose? È serio. È una donna seria. Che oggi giorno ce ne è poche. Donna seria. Ringrazio Giovanni, chef. Che Giovanni, vai. Grazie. Ok, grazie. Sì, siamo in diretta. Sì, dove? Sì. Allora, un altro diretta? No, stanno guardando. Comunque, chiunque lo può guardare. Numero 25, ragazzi. È qua. Donna numero è qua. 25, eccola qua. Benissimo. Tutto il suo splendore. Ciao. Come ti chiami? Giselle, ullala, che bel nome. Forse abbiamo sbagliato a scrivere il biglietto. Allora, a Itarese, sono originaria della Repubblica Dominicana. Yes. Repubblica Dominicana d'origine. Dominicana. Sì, ok. E adesso abiti a? Ad Arezzo. Ad Arezzo, perfetto. Cosa fai nella vita? Per adesso la mamma. Bravissima, complimenti, perfetto. Facevo l'orafa. Faceva l'orafa, esatto, adesso si dedica al figlio o figlia. Due maschi. Ah, due maschietti, perfetto, ok. Come vorresti l'uomo ideale? Ora non lo dico, che non lo faccio. No, dillo, di qualcosa, dai. Indipendente. Un uomo indipendente, perché lo devi mantenere tu, no? No, indipendente, che ami la sua libertà. Ah, un uomo che ami la sua libertà.
che non rompa coglioni. Ah, ok. Ah, sta usando un eufemismo, come si suol dire. Voleva essere. Allora, un uomo che dolce, si chiami la sua indipendente, e quindi don't break the ball. Dai. Ho capito, ho capito. Amanti della vita. È d'accordo anche la numero. Anche la numero 3. La numero 3, numero 3, che non vediamo bene il numero, non so. Ecco, la numero 3 esprime consensi. Benissimo. La numero 3 acconsente. Amanti della vita che amano viaggiare e ballare. Viaggiare e ballare. Perfetto. Il numero 118 invece cosa ama? Ami questi valori tu? Ha detto che si può adattare, insomma. Gli piace viaggiare, guida l'ambulanza, lui va benissimo. Perfetto, grazie, grazie Giselle. Grazie di essere qua. Benissimo. Oh, che numero. Questo mai visto. Benissimo, bene, bene, bene. Allora, ragazzi, abbiamo mangiato un suntuoso antipasto. Ti mandano anche i cuoricini. Cosa vuoi di più? Facciamo un altro messaggio. Ricambio. E poi io vorrei un attimo... Oh, mamma portarvi mia. In pista. Vorrei capire se questi uomini sono così romantici da fare ballare le donne che sono qua in questa sala. Ecco. Intanto facciamo un altro messaggio che va a una donna, la numero 27, ragazzi. Donna numero 27. Ma no! Ma sì! Ma... Eccola qua! Ha nascosto dal pareo qua il numero, ma l'uomo è arrivato a vedere lo stesso. Ciao, come ti chiami? Mirka. Mirka, da dove vieni? Da Reggio Emilia. Oh, da Reggio Emilia. Beh, cosa ci fai se ti trovi un toscano qua, scusa? Ah, treni, aerei, macchine, da Reggio Emilia vuole un uomo toscano per fare un'esperienza diversa, perfetto. Come lo vorresti quest'uomo? Primis intelligente, poi sono solidale con le ragazze che non rompa, naturalmente mi deve piacere, mi deve volere bene, basta. Allora, intelligente, non deve rompere i cosiddetti, gli deve voler bene, gli deve piacere, soldi non importano, vero? Non gli interessano i soldi, le reggiane sono molto ricche, hanno fama di essere molto ricche. Perfetto, benissimo. Okay. Grazie, ecco qua il messaggio. Grazie. Bene, bene. Allora. Ragazzi, vorrei che... Allora, chiediamo intanto a questa signora qua se riesce a abbassarci un po' le luci, se riesce a farci un po' più di buio. Fai un po' bravo. Come ti chiami? Come ti chiami? Laura. Non sei single tu? È la moglie del capo, ragazzi, questo non si tocca, eh? Siete due. Guai chi tocca l'altro. Però io non ho detto quello che dovevo dire stasera. Si frigge. Bene, abbasso un attimo le luci quando vuoi, così facciamo qualche danza romantica. Benissimo, ok. Ma giuro, allora. Non sapevo neanche di avere il 27. Ma che cacchio. Ah sì, lo rompi tu? Benissimo. Chissà, chissà. Se ne bastardo. Ci sarà il primo che aprirà le danze, ragazzi. No, no, te cambiamo... Ti cambiamo mansione adesso, non basta? Adesso la studiamo, la studiamo. La bionda le mannate bene. La studiamo bene. Che stronzo. Giusto per farti parlare, se no deci venire. Maletica, eh? Ma che devo dire? Ma già parlo. Allora, vediamo un po'. Forza, signori. In pista, fate ballare queste meravigliose donne che sono qua questa sera. Dai, su, forza. Vediamo, forza. Dite a ballare qualcuno di queste belle signore, dai. Ma un lento. Ballo della mattonella, non lo balli? Ah no, non posso. Io sono di servizio, vedi? Sono di Courvet. Sono di Courvet, non posso. Falling in love. Vedi? Dai, dai. Shall I stay? What did be and see? Forza, questo tavolo, forza. Forza. Sveglia. Invita le donne a ballare. Like a river flow, surely to the sea, darling, so it goes, something I meant to be, take my hands, take my walk.
for I can't help falling in love with you. Wise men say only fools rush in, for I can't help falling in love with you. Shall I stay while the bee has seen, for I can't help falling with you. Like a river flow surely to the sea, darling, so it goes. Something I'm meant to be. Take my hand, take my whole life too. Bella pista di partenza, ragazzi. Uomini, spendete tutte le carte che avete. Tra tre ore la serata sarà finita. Spendete le carte, la numero tre. Metti il numero, se no sembra che non siete i nostri. Oh, uomini, le donne stanno aspettando in pista. Forza. E vai. Quando ti capita più. E vuoi da bere? Vieni qui tu per me, te lo dico sottovoce, amo te come non far fatto in fondo, con nessuna vieni qui secondo. E se hai bisogno e non mi trovi, cercami in un sogno. Amo te, quella che non chiede mai, che non se la prende se non l'ascolto. E sei un piccolo fiore per me, sei l'odore che hai, mi ricorda qualcosa. Vabbè, non sono fedele mai, e forse lo so. E quando sento il tuo piacere che si muove lento, ho un brivido tutte le volte che il tuo cuore batte con il mio, poi nasce il sole. E ho un pensiero che parla di te, tutto cuore, ma tu sei la cosa più cara che ho. E se mordo una fragola, mordo anche te. Sei un piccolo fiore per me, sei l'odore che hai, mi ricorda qualcosa.
non sono fedele mai, e ora lo so. Ragazzi, la numero 3. Ehi! Hey! 3, numero perfetto 3, eh!